adesso vi sto guidando da Brindisi e quindi dobbiamo scappare in provincia di Taranto, in un luogo veramente incantevole, le cosiddette Premurge, un luogo che sta in un diciamo in un anfiteatro naturale fatto di colline, sembra di stare all'interno di un set cinematografico, e la masseria Lupoli, un luogo che è rimasto così come era una volta grazie al suo proprietario, a Luigi Perrone, che ha voluto preservare un pezzo di storia del Tarantino. Andiamo a Crispiano, alle 100 masserie. We are going to visit a very special place at Crispiano. Its name, Masseria Lupoli, where visitors can see how it was once a typical ancient kitchen and the master rooms. But the most important place of the manor house is the Middle Ages tower, because the Rural Life Museum was created right there. La masseria che visiteremo oggi si trova a circa 15 km dal centro abitato di Crispiano, che neanche a dirlo è il paese che viene definito normalmente il paese delle 100 masserie. Questa è una di quelle, Masseria Lupoli. Si trova proprio ai piedi delle Premurge. Adesso andiamo a scoprirla e facciamo questo tuffo nel passato. Proprio un luogo come gli altri. Venire qui significa respirare l'aria di un tempo, un po' di magia, di suggestione che adesso andiamo a vivere insieme ad Anna De Marco, che sarà la nostra guida in questa masseria particolare. Perché? È particolare perché intanto è una grande azienda agricola prima di tutto, ma oggi è sede di un museo della civiltà contadina. Questa struttura antica e queste mura sono però inserite in un contesto molto particolare. Sì, direi questo essere un contesto paesaggistico di rilievo. Intanto siamo ai piedi, come già annunciava prima Mariella, della Premurge Martinese, dove qui la collina arriva a circa 420 sul livello del mare. Questa collina è importantissima per molte masserie perché grazie proprio alla presenza della collina si possono fare delle coltivazioni di eccellenza, quindi perché la collina le ripara poi queste coltivazioni da eventi freddi, quindi questo è già un fatto abbastanza eccezionale. La splendida Premurge alle nostre spalle, noi abbiamo voluto in qualche maniera, ecco, dico noi come consorzio, anche chiamarla affettuosamente Anfiteatro Tarantino, perché queste colline girano tutte intorno a Taranto proprio a mo' di anfiteatro. Colline che sembrano anche delle montagne, insomma un paesaggio un po' è particolare, un paesaggio per la Puglia, assolutamente, no? Per particolare, nostre, dove insiste, per le nostre zone. Sì, sicuramente, ma dove insiste questa stupenda macchia mediterranea, quindi fatta da ginestri, ancora qualche macchia di giallo c'è già, e poi da questo oliveto secolare. Andiamo a scoprire, sì, andiamo poco a poco gli ambienti. Sì, sicuramente. Partiamo adesso. Da qui, questo ecco, intanto, è un tempo il cortile, immagino. Certo, ecco, questa è la corte della masseria, perché comunque questa è una masseria a corte chiusa, quindi con un mezzo di difesa, che è questa caditoia che vediamo qui in alto. Ecco, il mezzo di difesa punta sempre sull'arco d'ingresso, quindi da qui ci si difendeva facendo rotolare pietre. Quindi il primo nucleo della masseria è proprio costituito da questa torre medievale, dove all'interno è stata allestita una cucina contadina e una camera da letto. Quindi andiamo a vedere quali sono gli elementi più importanti. Qui vediamo per esempio un piatto unico centrale con tante forchette, quindi anche a significare che si mangiava tutti da un piatto, e anche e soprattutto a sottolineare poi l'unione della famiglia, perché ci si riuniva tutti intorno a un tavolo. Ecco, anche se magari, ecco, poi devo aggiungere che erano tutti velocissimi nel mangiare. Siccome noi accompagniamo tantissime scuole, quando raccontiamo questa cosa ai ragazzi, di solito loro rimangono: è possibile che si mangiava tutti da un piatto? Esatto. E dico: guardi che, guardate che erano tutti molto veloci, perché altrimenti si rischiava di non mangiare. E qui vediamo, diciamo, una sorta di simulazione di quella che poteva essere una camera da letto, quindi con degli elementi direi importanti, per esempio la monaca che si utilizzava per riscaldare il letto, il catino, ecco, il vaso da notte sotto il comodino per esempio, e poi questo braciere con la pedana, quindi ci si riscaldava la sera.
mi viene da, ecco, l'armadio con e questi quadri che poi, ecco, bisogna dire che dal punto di vista, voglio dire, artistico non hanno alcun valore, ma certamente hanno un valore importante dal punto di vista della fede. E sappiamo tutti bene che non c'era una televisione, per cui si pregava anche molto di più. La cappella è dedicata alla Madonna della Libera o Madonna Liberatrice. Ancora prima era dedicata alla Madonna della Croce. È una cappella del 600 consacrata e nel 1930 è stato cambiato l'altare perché la nonna dell'attuale proprietario volle abbellire a suo dire la cappella, quindi cambiando l'altare, ma soprattutto inserendo queste due statue in cartapesta che rappresentano Sant'Antonio da Padova e il Crocifisso, realizzate da artisti leccesi che sapete essere i più bravi nella lavorazione della cartapesta. Da qui iniziamo con le varie sale, la sala dell'etnografia che vediamo dopo con tanti utensili usati dalla famiglia contadina. Mi sembra assolutamente interessante questo cartello che indica gli ettaraggi sia della masseria sia di due paesi della provincia di Taranto, per cui la masseria Lupoli originariamente era di 669 ettari, quindi più grande di questi due comuni della provincia di Taranto che sono Roccaforzata e Monteparano. L'importanza che veniva data alle pietre, perché tutto costituiva motivo, voglio dire, di conservazione all'interno di una masseria, per esempio questa pietra è esattamente un quarto, quindi è via discorrendo, mezzo chilo. Quindi si tendeva a conservare tutto e qui in questa sala che è un po' più ampia possiamo ritrovare tanti oggetti che sono stati, alcuni ce li ricordiamo, ma il bello è vederli così tutti in bella mostra, ma soprattutto con una particolarità che su ogni oggetto è descritto sia il nome in italiano che in vernacolo per non disperdere quello che era il linguaggio. Ecco, per esempio, questi erano gli occhiali che venivano messi, praticamente i copriocchi che venivano messi agli asini o comunque ai cavalli quando azionavano la macina del frantoio. Mi piace ricordare la figura del Consacrast, per esempio, era quell'artigiano che arrivava in masseria quando c'era qualche ceramica rotta, non solo piatti ovviamente, ma anche capace e quant'altro, e lui con questo trapano particolare assemblava i pezzi, poi veniva messo il punto di ferro. Il famoso forno su e sotto, cioè agnello, coniglio, quant'altro all'interno, messo sui carboni con questo coperchio sopra e carboni da sopra. Prima il caffè si comprava non tostato, con questo attrezzo veniva tostato, macinato e poi si procedeva. Da dove arrivano tutti questi oggetti? Fanno tutte parte della masseria. Finimenti per i cavalli, qui abbiamo un erpice per esempio che serviva a sbriciolare le zolle e quindi a rendere possibile la piantumazione di ortaggi per esempio. E questa porta ci introduce nel frantoio della masseria di almeno tre epoche storiche. Quindi con le prime presse nel muro, quindi con la macina, i famosi fiscoli, quelli originali, perché poi sono nati quelli con la plastica. Ecco, questo è un fiscolo assolutamente originale, realizzato con telaiuta. Parte importante e integrante di questo frantoio è sicuramente la cucina, che ha un camino tecnicamente detto a tutta volta. Adesso entriamo in questa stanza che è un po' l'archivio storico di Masseria Lupoli e incontriamo il proprietario. Buongiorno a voi, grazie della vostra attenzione per questa masseria, è una masseria storica della provincia di Taranto e mi fa molto piacere avervi. Lei ha detto cerchiamo di tenere in piedi un pezzo della storia di Taranto. Sì, perché è un'azienda che è rimasta così tal quale nei tempi, come noi l'abbiamo acquistata nel 1913, da allora poi per successione ereditaria da papà mio negli anni 40, negli anni poi 80 ho iniziato a gestirla io e tutti quanti abbiamo voluto sempre mantenerla nel suo stato originale. Qui nella vetrina ci sono un po' i libri anche del 1800 che parlano di agricoltura. L'azienda, questo museo, non è solo la raccolta di macchine e attrezzi, ma c'è anche lo studio del territorio. Un territorio che dove già nel
Ci sono stati dei ritrovamenti di lapidi romane del periodo di Crispinilla, lapidi che adesso sono conservate al Museo di Taranto. Una raccolta di statue di santi che devono essere in terracotta, per cui abbiamo San Cataldo, abbiamo Padre Pio e San Pio, la Madonna Immacolata, San Ciro. Adesso andiamo su, qui vivevano naturalmente i padroni. Siamo proprio nella casa padronale. Qui si può vedere la soglia consumata perché con la porta chiusa era sempre il passaggio, quindi nel camminare, nell'entrare si è consumato il pavimento. È un mobile di studio, era dello studio legale di mio nonno Luigi, è un po' uno schedario. Qui ci sono fotografie di ricordi di famiglia. È un colpo d'occhio d'effetto. Quando ero piccolo io veniva usata, mi ricordo tutte le donne, mia mamma, che lì nei fornelli, tutto a legna. Questa masseria così ben tenuta, forse anche perché insomma, è inserita in un circuito più ampio. Il Consorzio delle 100 Masserie è nato esattamente 4 anni fa con una mission precisa, quella di promuovere, rivitalizzare il territorio ma anche i prodotti dell'enogastronomia. Quindi noi abbiamo realizzato 5 percorsi turistici tematici. Il percorso dei Santi, perché in 33 delle nostre masserie ci sono le cappelle, quindi sono cappelle affrescate anche del Settecento, quindi abbiamo voluto fare questo tour attraverso le cappelle. Il percorso dei briganti, perché questa è stata terra interessata fortemente dal fenomeno del brigantaggio. E poi il percorso delle masserie, che parte da qui, che è poi l'evoluzione della civiltà contadina. E poi il percorso archeologico, perché nel nostro territorio abbiamo il primo insediamento magno-greco dell'entroterra tarantina. E poi il percorso naturalistico attraverso, voglio dire, le gravine. Noi dalla terrazza di Masseria Lupoli vi salutiamo, chiudiamo per un attimo gli occhi, immaginiamoci com'era la vita qui un tempo.